Cosa potrei fare? Che potrei fare? Ma certo, perché no? Amici, sapete, in questa mia nuova puntata avevo intenzione di parlarvi di una nuova rubrica degli orrori delle console, ma visto che ormai ho esaurito le idee per quella rubrica, e d'altronde ormai mi sa che ve ne ho già fatti vedere anche troppi, si cambia completamente genere. Sapete, se abbiamo visto in queste rubriche il peggio dei giochi, che ne dite se vediamo invece il meglio delle console? In pratica, vi faccio vedere i 10 giochi più belli mai rilasciati su una console di ogni genere. Beh, ma prima, sigla! La prima console che posso cominciare a esporvi in questa prima puntata della rubrica. Beh, volevo farvi vedere qualcosa di più sconosciuto, ma voglio prima cominciare da qualcosa di più commerciale, ovviamente. Il Mega CD, che sarebbe una console che adoro da morire e che ho spulciato. E vi avverto già, vi faccio vedere i 10 giochi migliori portati su questa console e non ve li faccio vedere tutti perché, come posso spiegarvelo? Molti sono originali, certo, alcuni sono titoli multipiatta che hanno rilasciato anche su Mega Drive, ma sono semplicemente migliorati. Beh, detto questo, via! Per cominciare con questa rubrica, vi dico soltanto che la console di cui parleremo è il Mega CD, l'add-on del Mega Drive, che trasformava il Mega Drive in una console un pochino più potente con un buon lettore CD. E i titoli che vi mostreremo non sono tanti, sono solo 10, è vero, ma è stato difficile stilare una classifica. E ovviamente, cominciamo subito! Lunar 2 sta alla posizione numero 10. Lunar 2 è un RPG che è stato convertito dalla Working Design, inizialmente per Mega CD, poi portato su PlayStation. Questo è il secondo capitolo della saga e, tra l'altro, lo considero il più bel RPG mai portato qua su questo sottovalutato add-on. Certo, gli RPG per questo add-on ce ne sono tanti, ma questo seguito è meglio di chiunque altro. Molto bello nella grafica, storia molto ampliata rispetto al primo e giocabilità immortale. Sembra quasi un Final Fantasy migliorato. Posizione numero 9, Spider-Man vs. The Kingpin. Questo gioco doveva essere inizialmente un adattamento del gioco per Mega Drive, ma questa versione per Mega CD è una sorta di riadattamento, perché presenta gameplay diverso, cutscene fantastiche, colonna sonora azzeccata e giocabilità più difficile. E risulta essere uno dei migliori tie-in videoludici portati su questo add-on. Posizione numero 8, Formula 1 World Championship Behind the Limit. Questo è un titolo che a molti non piace, ma io lo considero il miglior gioco a 16 bit dedicato alla Formula 1. Certo c'è anche Ayrton Senna's Super Monaco GP, ma qui si ispira tanto a quel classico per Mega Drive. Qui sono presenti molte novità, tipo modifiche della propria macchina, circuiti tantissimi sparsi in tutto il mondo, colonna sonora fantastica e interagibilità vera e propria con i propri tecnici. Insomma, questo è considerato uno dei giochi più belli dedicati alla Formula 1 prima dell'arrivo dei giochi per PlayStation 1. Posizione numero 7, Iron Helix. Avventura, inizialmente rilasciata per i computer Amiga, e questa è l'unica versione portata su Mega CD, ma esiste solo per gli Stati Uniti. È un'avventura che fa veramente paura.
è difficile ed è anche uno di quei pochi giochi che sfrutta molto bene il comparto video del Mega CD, perché se vedete tutto il gioco è formato da video di buona qualità nonostante i limiti della console. Posizione numero 6, The Secret of Monkey Island, lo conoscerete tutti. La versione originale per i computer Amiga era buona, ma questa versione portata su Mega CD presenta qualche miglioramento. Colonna sonora riarrangiata e migliorata. Grafica leggermente sottotono, ma riesce a dare quel tocco di antico al gioco. E l'unica pecca sta nei caricamenti, ma del resto chi se ne frega. Sa essere divertente, ma esiste soltanto nordamericano, non esiste PAL. Posizione numero 5, Jaguar XJ220, capolavoro della core design. Questo titolo è un titolo corsistico che vi mette alla guida della famosa Jaguar XJ220, in cui potete gareggiare in svariati circuiti di tutto il mondo. Questo titolo è considerato come un antenato di Ridge Racer, difficile, si spacca la macchina e tra l'altro sfrutta molto bene le potenzialità del Mega CD nella realizzazione di ambienti profondi, simili tridimensionali e molto veloce. Posizione numero 4, Jurassic Park, tie-in videoludico del gioco tratto dal film, ovviamente. Esistono svariate versioni, ma questa qua per Mega CD è diversa da tutte le altre. È un'avventura in prima persona che vi ricorderà sotto tanti aspetti Siberia, ed è molto difficile da finire e qua dovete usare molto la testa e avete soltanto una dozzina di ore per terminarlo. Poi, posizione numero 3, Earthworm Jim Special Edition, conversione e miglioramento della versione per cartuccia di Earthworm Jim. Come mai si chiama Special Edition? Perché hanno aggiunto livelli nuovi, animazioni più fluide e più reali e colonna sonora riarrangiata e cutscene incredibilmente belle e un doppiaggio in lingua inglese. Questo gioco è considerato da tanti fan come la più bella conversione mai portata su CD, a parte le versioni successive. Posizione numero 2, Road Avenger, conversione del laser game Road Blaster o Road Prosecutor, uscito in sala giochi a metà degli anni 80. Questa versione per Mega CD fu fatta dalla Wolf Team, che realizzò tantissimi giochi per il lancio della console, e stranamente questa conversione si avvicina molto alla controparte originale, perché hanno fatto sparire quell'effetto granoso e soprattutto è un ottimo riadattamento, con un'ottima colonna sonora. I filmati sono, diciamo, non fluidissimi come l'originale da sala, ma proprio ottimi. E alla posizione numero 1 non poteva mancare Sonic CD, considerato il gioco a 16 bit più bello dedicato a Riccio Blu Sonic, con possibilità di viaggi nel tempo, cutscene realizzate da uno studio di animazione giapponese che ora mi sfugge il nome, e giocabilità praticamente difficile. Lo so che dovevo puntare anche ad altri giochi, ma in una classifica così piccola è difficile mettere un gioco valido, ma alla posizione più in alto, oltre Sonic CD, ci metto Final Fight CD, che sarebbe la conversione dell'omonimo cabinato da sala giochi fatto da Capcom. So che le conversioni a volte non sono belle, ma questa è una conversione che merita assolutamente, perché certamente c'ha i limiti tecnici il Mega Drive, ma hanno introdotto qua la possibilità di giocare in due, cosa che manca nella versione del Super Nintendo. Poi una colonna sonora veramente fantastica, come al solito, poi le cutscene semplici ma valide. E questo è considerato il gioco più bello rilasciato su Mega CD. Insomma, questa è la fine della prima puntata della rubrica. Spero che vi sia piaciuta e
Ci vediamo alla prossima, che sarà dedicata a una delle console più famose degli anni 90. Non è un 16 bit, ma un 32 bit. Qual è? Ciao! Thank you.